Non vuole partire. Sta Partita? partendo. Sì. Partita, ce la Partita. possiamo fare anche oggi, penso. Sì. Sì. Buongiorno. 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 Ciao ragazzi. Ciao, Ciao. Ari. Come state? Benissimo. Benissimo. Oh, si vede dai vostri sorrisi, Benissimo. dai vostri occhi. Come? Non ho capito, Vito. Siamo benissimo con la mia connessione che non è stabile ovviamente oggi. Ha deciso di Vabbè, farmi disperdere. Ma non. colmeremo noi la mancanza, non è il problema. Strategie Comunque, ci sono. oggi appuntamento consueto di Big Family, ore 15:30, con una super ospite, Ori! Benvenuta tra noi. Grazie tesoro. Siamo contentissimi di averti qui, siamo veramente felici, è un onore per noi. Perché insomma siamo un team, facciamo parte del team Pressure e come molti di voi sapete, Big Family è nato successivamente, è nato dopo un viaggio di lavoro a Dubai da delle persone che hanno sentito proprio l'esigenza di voler tirar fuori il proprio essere, la propria persona, le proprie caratteristiche e che magari avevano un pochino più di difficoltà. Io ero la prima, eh. Alzo la mano perché ero la prima persona che si vergognava, aveva il timore del giudizio. Quindi cosa abbiamo pensato? Semplicemente di creare un piccolo gruppo chiamato Big Family, cercando di riprodurre un po' quella che è una famiglia, una situazione familiare, dove le persone si possono sentire a loro agio, si possono sentire accolte come nel team pressure. Sappiamo però che il team pressure porta avanti gli stessi valori che poi anche Big Family sta tramandando, però è un team molto più grosso, quindi si sentiva proprio l'esigenza di avere un gruppetto un pochino più limitato per mettere a disposizione per tutti sia le capacità di ognuno, quindi aiutare il prossimo sta alla base e soprattutto aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi. E Orietta è una persona fantastica che fa parte del team pressure. Quindi magari Ori, se ti vuoi un attimino presentare a noi, siamo contenti. Allora, vabbè, io ho 52 anni, sono fortunatissimamente, so che non si dice, ma ci tengo a dirlo lo stesso, fortunatissimamente sposata con l'amore della mia vita, un uomo che mi spinge a sognare sempre più in grande, è il mio fan numero uno, mi appoggia, mi sorregge in tutto quello che faccio e ahimè, essendo militare, spesso parte per le missioni, tipo quelle di Dubai, che rosico quando io non posso andare con lui. Perché io amo Dubai, vorrei andare a viverci. Poi ho tre figli e sono stata veramente benedetta da questa esperienza della maternità, anche se è arrivata a un certo punto la mia storia di mamma che mi ha rallentato, mi ha frenato. Io, lavorativamente parlando, ho sempre fatto il lavoro dei miei sogni. Sapete, quando si è bambini si sogna. Ci piace, sai, c'è chi fa la principessa, chi fa la ballerina, chi fa la cantante. Io o facevo la commessa o facevo la pediatra. Vabbè, allora io nel mondo del benessere comunque ci sono e ho realizzato tanto in questo mondo. E la commessa, dato che non ho avuto la possibilità di proseguire gli studi perché ero la più grande, nei tempi lavorava solo mio papà, dovevo aiutarlo, proprio ho voluto, ho scelto di aiutarlo, ma sono stata fortunata perché ho fatto una carriera fulminante, sono arrivata a dirigere più di un negozio con ottimi risultati, ottimi successi, facevo la formatrice, formavo il personale e insomma. Mi divertivo, facevo le vetrine, tutto quello che una commessa, secondo me, secondo la mia vision, doveva fare. Alla nascita del mio secondo genito, a dire la verità, ero ancora in maternità quando ho scelto di lasciare, perché il lavoro tradizionale, nonostante io fossi molto libera e economicamente guadagnavo benissimo, mi cominciava a stringere, perché la mia bambina, la mia prima, la mia Sara, l'ho vista dormire. L'ho vista dormire. Mia figlia non mi ha mai chiamato mamma. Era Olly, perché aveva questa vocina, poi vabbè,
lasciamo stare gli accenti che girano in casa mia, perché fra il romano, il bergamasco e il romagnolo, vabbè, c'è qua un miscuglio che lasciamo stare. Però io non volevo questo per il mio secondo bimbo, e meno male, perché Alessandro nasce con una fragilità emotiva importante. Mio figlio ha un autismo ad alto funzionamento ed è stato l'angelo che secondo me è stato mandato sulla terra per diventare la donna forte che sono oggi. Tutti mi dicono: cavolo, ma sei energetica nonostante tu abbia la fibromialgia, fai un sacco di cose, c'è tutta questa energia. È vero, ma non è farina del mio sacco, in realtà me l'ha insegnato proprio Alessandro, quando non riusciva a comunicare, che si impegnava con questi occhi grandi e azzurri, giuro che è mio e di mio marito, non c'entra se io e lui non abbiamo gli occhi azzurri, però mio suocero sì, perché tu dici: ma come hai occhi azzurri tuo figlio? Perché mi sono impegnata tanto. E quindi questa forza, questa energia l'ho imparata anch'io, perché penso proprio che l'ottimismo, la felicità, la follia, chi mi segue nei post di questi giorni, lo dico molto che sono folle e sono felice di averlo, di aver fatto questa scelta della follia. E che altro dire? Non so, ditemi voi. Io c'ho tanto da chiederti, Ori. Allora, innanzitutto hai detto una cosa bellissima, che tuo figlio ti ha dato la forza di diventare quella che sei. Sì. Ma vuol dire che questa forza ce l'avevi già dentro. Sì, sì. Perché ci sono tantissime persone che davanti a delle difficoltà buttano la spugna al primo ostacolo e tutto quanto. Guarda, allora, Alessandro, il brutto è che era bello. E ogni medico che lo vedeva, e io spiegavo quello che io da con gli occhi di mamma vedevo, che non era, sai, non sono la prima esperienza con i bimbi, ma non come mamma. Io ho avuto sempre un sacco di bimbi, perché addirittura facevo la turnazione per stare a aiutare delle amiche che avevano avuto dei bambini. Io proprio allevavo i bambini, mi piaceva fare una specie di babysitter, no? Mi chiamavano l'educatrice folle, perché io mi sporcavo, portavo a casa i cartelloni per giocare, li sporcavo con lo zafferano, li facevo rotolare. Vi ho detto come faccio con i bambini, e quindi cioè, questi giochi lui non li accettava, i rumori, le cose non le accettava, e tutti mi dicevano: ma è così bello, ma cosa vuoi che abbia? Quindi a riuscire a far capire alla gente non è stato, e alla gente fra l'altro che doveva insegnare a me come fare, non è stato semplice. La forza io l'ho trovata perché non avevo le risposte, e io non sono tipo da accettare un boh, adesso vediamo, no? O è bianco o è nero. Lo so che la vita ha un sacco di colori, ma in queste circostanze io avevo bisogno di risposte, e credetemi, io che avevo paura del buio, avevo paura di una serie di cose. Io oggi lo dico, e i miei figli mi prendono in giro, perché dico: se incontro il diavolo, se muoio adesso, il diavolo mi prende, io gli dico: spostati, che quella poltrona è la mia. Non mi fa più paura nemmeno lui. E questo grazie alla forza che mi dà Alessandro. Scusate, c'è il rumore, ma ho la finestra vicino alla strada. Va benissimo, non c'è nessun problema. Invece, tornando un attimino un po' più alla professione che hai scelto, io mi ricordo di te con Uragano e Donna, e se ce ne vuoi parlare, così magari mettiamo a conoscenza anche gli altri di questa tua iniziativa. Allora, non era solo mia, eravamo una serie, sette donne, pubblicavamo un giorno alla settimana per uno, e raccontavamo appunto il punto di vista femminile. L'evoluzione poi viene su Facebook il giovedì mattina con Da Bruco a Farfalla, dove non parliamo di attività io e Francesca, ma facendo un passo indietro, la mia attività, la nostra attività, mi piace tanto proprio perché la mia mission è da sempre quella di aiutare il prossimo, perché sono una persona estremamente egoista. Quando tu aiuti gli altri, non è vero che fai bene e basta, tu ricevi tanto di quel bene che io ne ho bisogno come l'aria, io ho bisogno, ma non di sentirmi importante, di sentire che anche solo una pacca sulla spalla, ti capisco detto guardandoti negli occhi, per me è importantissimo, e questa attività mi permette di farlo. Con il lavoro tradizionale non potevo dedicare il tempo che io adesso posso dedicare. Se io ho una cliente che ha
so, una difficoltà a livello emotivo. Io ho un'amica che ha, purtroppo le hanno diagnosticato un cancro, lei mi dice: io ne parlo con te perché tu non mi fai, oh poverina, vediamo cosa si può fare, come si può reagire a questa cosa, informiamoci, vediamo, cioè so sostenere. Ciao Ale, ciao Ale. Tesoro, ben arrivata. E quindi cioè questo lavoro bellissimo che facciamo ci permette, e la cosa più importante è che ci permette di gestire il cuore e il tempo. Secondo me sono due cose che vanno a pari passo, perché se sei una persona con un grande cuore hai bisogno di tanto tempo da dedicare agli altri, e ribadisco, non per falsa generosità, perché io sono molto egoista. Sono veramente egoista, perché il bene che mi torna indietro, gli abbracci quando mi incontrano, cioè io vado al liceo di mia figlia, alle superiori dove vai, io sono presidente del consiglio d'istituto lì, io quando vado faccio il bagno di folla dei ragazzi, perché li seguo su Instagram, gli scrivo, gli tiro le orecchie in privato quando fanno le cagatine che non si fanno, perché comunque magari fanno delle brutte cose che svendono il corpo, io arrivo lì e le seguo, e loro si sentono apprezzate, no? E questo non c'entra con il network marketing, però il fatto che io possa gestire il mio tempo mi permette anche di aiutare questi ragazzi, che magari sono delle farfalline, no? Soprattutto le ragazze, no? Che sognano, che è bello, così bello quando sognano, però magari messe nel modo più corretto le spingo a sognare un po' più in grande e non a buttare via quello che è il loro tempo, ecco. Spero di averti risposto, perché io poi quando parto vado. Wow, Ori, tanta roba. Dimmi, Mattia. Allora, noi ci siamo visti un mese fa circa in ufficio. La prima volta che ci siamo sentiti però era prima di Firenze dell'anno scorso. Sì. Ma la mia domanda è, ancora prima, come hai conosciuto il network marketing e cosa ti ha spinto a iniziare a farlo? Nel senso, perché io so due o tre cose, ma mi piacerebbe che lo spiegassi tu. Aspetta, allora, un attimo, Rietta, un attimo solo, scusami, perché c'è la Laura Gorini che ti manda tanti cuoricini. Oh, grazie Laura. Poi c'è Michela che ci sta guardando, c'è Stefania che ci sta guardando, salutiamo le persone che ci guardano, insomma. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vai. Allora, in realtà io non conoscevo minimamente il mondo del network marketing e l'ho scoperto nel peggiore dei modi con una suonata di campanello del mio vicino di casa, Michele. Tu ridi perché sai com'è andata. Allora, in quel periodo io stavo facendo la terapia del dolore. Purtroppo nel mio caso mi ha aiutato solo con effetti collaterali. Sono passata da 62 kg a 114 kg perché i medicinali purtroppo su di me non funzionavano se non gonfiandomi. Quindi il mio braccio destro era un'appendice morta sul mio corpo e facevo fatica. Io avevo un bimbo di 3 anni che non riuscivo nemmeno a gestire, non riuscivo a fare una serie di cose. Michele, che mi sentiva urlare perché il dolore era fortissimo e non riuscivo nemmeno a controllare, che, sai, magari ti viene in braccio, ti dà un bacio, tocca nel punto sbagliato, erano strilli di dolore che non potevi anche volere tenere la voce, ma non ce la facevi. Lui diceva: non è possibile che Orietta urli così, c'è qualcosa che non va. Poi urlavo coi bambini in proprio a brutto muso, parolacce, cose che una mamma come me non se l'aspetta, quando ti vede mamma e poi ti sente strega e dici: c'è qualcosa che non va. Quindi mi suona il campanello mentre stavo cercando di stirare. Io con la sinistra verso l'acqua, mi lavo i denti, faccio una serie di cose, ma non riesco a stirare. Quindi avevo la mia bella mano destra morta, appoggiata sul ferro da stiro, e la mia mano sinistra che muoveva la mano destra. Ok. Suona il campanello, arriva sto Michele e mi dice: scusa, hai un cacciavite da prestarmi? E io: cacciavite, come lo vuoi, a stella, a piatto, come lo vuoi? E non lo so, e io dentro: asterischi, vuole questo qua adesso, insomma io devo stirare. Poi l'unico cassetto in cui faccio fatica nella mia cucina ad aprire è quello lì, e mi chiede proprio cacciavite. Arrivo subito, chiude la porta, dico: vabbè, tiro fuori la cassetta degli attrezzi. Arriva lì con una manciata di Reserve, me l'appoggia sull'asse da stiro, quindi belli caldi, e mi fa: brava lì, sono buonissimi, dai che roba, ti aiutano.
E io, ma cosa servono? Tu provali, poi mi dirai. Sei sicuro che, cioè, ma cosa ti devo dare? Ma no, figurati, mi aiuti sempre, mi hai aiutato, te le regalo io. Io apro la prima bustina, l'ho sputata tutta. Giuro, come i bambini, quando gli fai mangiare la prima pappetta. Ho detto, Dio, che schifo, cos'è sta roba qua? Poi io sono molto rispettosa del lavoro altrui, ho preso le mie belle bustine, gli ho suonato, gli ho bussato, gli ho detto, guarda Michele, io ti ringrazio, ma non mi fanno proprio schifo. Arrivo subito, mi sbatte la porta in faccia e rimango con le bustine così. E adesso è arrivato lì con un altro carico. Mettile nel frigorifero, vedrai come sono buone. Io non ne volevo sapere perché, non so se avete mai fatto il test del glucosio. Zucchero puro, per me erano una roba impossibile da mandare giù. Mia figlia aveva 10 anni, apre la bustina e fa: che buono! Senti, mamma, com'è buono! Si erano decisamente invertiti i ruoli. Allora, le bustine nel frigorifero proliferavano, non ve lo so dire, io avevo un frigorifero magico, cioè io le finivo e me le trovavo dentro, ma ero talmente stanca, confusa, che non mi rendevo conto. La prima settimana poi comincio a muovere il braccio, toh, guarda! Che bello, mi muovo, energia, e le bustine finiscono perché Michele è a Firenze. Porca miseria, è doloroso, male, non ne posso più. Sara alza la mano perché era ancora la strega cattiva, non ero la mamma, mi dice, guarda che quando tu prendi la bustina viola, il dolore ti si presenta a quest'ora. Quando la presenti a cioè lei mi aveva scritto tutta un, non so come volete chiamare, un diarietto, dove proprio teneva monitorato quello che erano le mie reazioni. E mi dice, io ti consiglierei di parlare con Michele, magari è qualcosa di più buono. Apri Michele la porta e lo prendo per la giacca, spacciami qualcosa di più forte! E da lì, cioè, e da lì nasce il mio grande amore per IMPM e non ho più lasciato. La cosa è che mi diceva, ma scusami, ma prendili o... Ordinali tu, fai tu, e dico: ah, non sono mica capace a fare quelle robe lì. Io, santo cielo, c'avevo l'iPhone, ogni 3x2 devo chiamare Alessandro, il mio secondogenito. E cosa che devo fare con quella roba qua? Non ero tecnologico, però era tutto strano. Le applicazioni, io avevo un vecchio Motorola, passare all'iPhone è stata insomma un'evoluzione un po' difficile, no? Poi insomma, comincio, provo il siero, mi fermano fuori dalla scuola, che sono sempre stata una mamma attiva nella scuola. E mi dico, ma sei ringiovanita, ma come stai? Faccio, ma guarda, ho provato un prodotto, come facciamo tutti? E mamma, ordina, faccio, guarda, che costa un po' caretto. E mi fa, come caretto? Guarda, costa quella cifra qua. E vabbè, ma se ha la pelle come la tua, dai, dai, ordinano. Chiamo Michele, dico, guarda Michele che ha una signora che vuole. E mi fa, scusami, ma ordinalo tu. E ordinalo tu un siero, ordinalo tu un IEM, ordinalo tu un reserve, ho cominciato a fare network marketing. Ma già che ci siamo, ma cosa ne dici se facciamo i beauty party in casa tua? Ma sì, va bene. Lui apriva la porta, entrava in casa mia, io avevo tutto pronto, ma io non ho capito come. Io ancora oggi, quando mi chiedono, ma tu come hai fatto a fare network marketing, vi dico, non lo so. Io ho cominciato a vendere perché mi chiedono, ma ordinalo tu. Me l'ha detto lui di farlo, io l'ho fatto perché mi sono fidata e affidata e penso che sia la cosa più bella che mi sia successa nella vita, perché non solo ho ripreso in mano la mia vita a livello qualitativo per la salute, nel senso che questi integratori a me personalmente hanno rivoluzionato, mi hanno fatto tornare la persona energica, quindi potevo giocare, rotolare, fare le capriole perché ho scoperto che i bambini non sono capaci a fare le capriole, i miei figli fanno anche carpiate, devo stare attenta a come li fanno. Per dire, no? E in più mi dà la possibilità di, mi permetto, io mi premio, ogni tanto compro una borsa di un certo tipo, non sono ancora arrivata a quella che ho qua così io, però un attimo, Ci arrivi, ci arrivo by in step poi. certo. Ragazzi, con la promo che abbiamo, porca miseria, se non l'avessero, ecco, io adesso mi comincerò con l'accento romagnolo, ve lo tenete fino alla fine. Vai, che bellissimo. Mamma, guarda che la Rimini è stata la mia seconda casa per una vita perché ho Ma la pensa. seconda mamma lì. Sì, io sono cresciuta a Rimini Riccione e va bene lì.
la mia casa. Il mio cuore è Non lo lì. sapevo. Sì. Ori, hai dato una testimonianza fantastica e ora ti volevo chiedere una cosa io, se posso, Certo. perché mi ha colpito il fatto che in questo percorso hai trovato innanzitutto quel tuo sano egoismo, io lo chiamo così perché tu prima hai detto una frase fantastica, anche anomala se vuoi, cioè non si sente dire tanto spesso dalle persone io mi sento egoista, io sono egoista, no? Ma nell'egoismo c'è del sano perché comunque mentre tu nutri te stessa presuppone il fatto che prima hai nutrito gli altri, hai aiutato gli altri, quindi questa cosa è bellissima. In più hai trovato il benessere abbracciando questa azienda e questo progetto. Ti volevo chiedere che cosa hai trovato invece all'interno del Team Pressure? Un allargamento di cuore. Io dico sempre, ho una grande famiglia, una sciocchezza. Mio figlio ha fatto la cresima qualche settimana fa e alla prima occasione, quando ho trovato la mia famiglia a Verona, quando abbiamo fatto l'evento, io avevo il sacchettino dei confetti per tutte le persone che erano lì, dal mio team, quelle che mi portano il cuore. E cioè, qui ragazzi, qui ho il vostro sacchettino, qua anche il vostro. Grazie. Grazie. Perché a volte io mi sento più in famiglia quando mi confronto con il team, perché nel nostro team, il team pressure, come poi ricordatemi, ve l'ho spiegato prima, ho fatto una cornice d'accordo prima, non eri collegata, Veronica, io ho quella fibromialgia e il caldo, soffro di fibrofog, quindi spesso mi capita di perdermi nel discorso, per cui ricordatemi dinosauro che io vado poi a dire, perché mi è venuto in mente Grazie. questa cosa del dinosauro. Ecco, adesso ho perso quello che vi stavo dicendo per ricordarmi il dinosauro, ma niente. La famiglia La famiglia di del team di grazie. Verona. Allora, quindi quando io ho bisogno di parlare e di aprire il cuore, non parlo solo di lavoro con Vito, con Alessandra, Michele, figuriamoci, cioè Michele l'ho adottato come fratello. A volte sono più ascoltata, sono più capita, sono più stimata e rispettata nell'ambito del team rispetto magari a quella che dovrebbe essere la tua famiglia di origine, che ti dà un po' per scontata. Il team non dà mai per scontato nessuno. Il fatto che voi mi abbiate chiesto oggi di essere qua a partecipare con voi mi ha riempito il cuore di gioia, perché questo vuol dire che la zia Ori può aiutare con la sua testimonianza, no? Cioè, il team è veramente famiglia. E per quanto riguarda il discorso del dinosauro che vi dicevo prima, io sono una mamma attempata, ma il mio bambino ha 9 anni, guarda ancora molto i cartoni animati, chissà come mai. Non ve lo dico con le collezioni, però non ve l'ho detto. Allora, abbiamo visto un bellissimo cartone animato di questo dinosauro. Che in realtà non sa di essere un dinosauro perché è stato trovato in un nido e quant'altro. Lui si vede diverso, lui è stato trovato dalle scimmie, ok? E quindi lui vive con le scimmie. Non faccio nome perché non so se si può dire, se non si può dire, evitiamo questa cosa dei copyright, no? Però la storia bellissima è questa, che durante la migrazione dei dinosauri, piedino è rimasto indietro per aiutare i dinosauri più fragili, quelli più anziani. E quando ho visto il progetto di Big Family, io ho abbinato immediatamente e ho detto: vedete il cuore del team quanto è grande, perché c'è addirittura qualcuno che ha pensato che ci sono le persone più fragili, le persone che magari non hanno più uno sponsor, perché nella nostra attività capita anche che persone decidono di fare strade diverse, di scegliere aziende diverse o addirittura di lasciare perché il loro credo magari non è sufficientemente supportato, non è sufficientemente forte dentro di noi, cioè se noi non crediamo prima di vedere, facciamo fatica a fare veramente le cose poi. E veramente, cioè, per me è stato, io ho detto, questo è il Vito, io ho visto questo è il Vito proprio subito, perché tu sei sempre stato così, Vito. Nel team io ti ho sempre visto come la persona, il sostegno su quale tu ti puoi appoggiare, cioè poi
Tu sai quanto amo tuo figlio Luca, cioè, io ve lo dico, ve lo lascio, potete anche guardarlo, ma è il mio Lord perché quando devo fare le scale, come mi tiene su lui, non mi tiene su lui. Cioè, veramente, è famiglia. I miei ragazzi, i miei figli che crescono sentendosi dire queste cose, quando ci si rapportano magari con gli scontri che ci sono a livello generazionale fra di loro, perché Sara ha 16 anni e Francesco ne ha 9, in mezzo c'è 14, quello di 14, quello di 9 non lo sopporto perché dai, non sta fermo, mi rompe le scatole, bla bla bla. Quella grande, io c'ho da fare, c'ho da studiare, c'ho le mie serie, c'ho le mie cose. E quando dico, ehi, team pressure? Io dico sempre, ragazzi, io non voglio niente da voi se non che rispettate i valori che io ho nel mio team. I valori, l'educazione e il rispetto, il voto a scuola. Tu portami a casa un 4. Se ci hai messo il 1000 del tuo impegno, è un ottimo voto. Certo. Non vale 4 tu, eh? Vale 4 questa cosa. Probabilmente magari l'insegnante non è stato abbastanza coinvolgente per fartelo capire, ma non è un problema, si può rimediare. Io pretendo solo questo dai miei figli. Poi il resto, io non sono preoccupata per loro perché gli sto costruendo un futuro decisamente migliore. Certo. E c'è già Alessandro che ma, c'ho ancora 4 anni, mamma, 4 anni, dai, forza. Adesso vai alle superiori, vendi come fa la Sara. Ori, non so se ti sei accorta, sei riuscita a far commuovere Vito. Io. E anche Orietta, ci conosciamo dall'inizio proprio del Team Fresh. Lei parla di questo traghetto, quello che è nato a Dubai, tra noi quattro, noi cinque, perché dietro le quinte c'è anche Luca che collabora con noi all'interno di questo gruppo. Tu hai parlato del drago che resta indietro per aiutare quelli più in difficoltà. A me invece ricorda un'altra cosa che tu hai letto anche. Io penso che Big Family è nata per prendere per mano tutti quei pulcini che non sono dei pulcini, a diventare dei galletti, ma non solo, a diventare delle aquile. E qui abbiamo un esempio di due persone che sono partiti magari da pulcini e ormai sono delle aquile, ma non quelle aquile rompicoglioni, sai, brutte, sono quelle aquile belle. Ogni Belle tanto sì. spirit, quelle che volano. Esatto. E qua ne abbiamo l'esempio. Quindi questa cosa è la cosa che ci ha spinto ad iniziare, anche perché abbiamo visto, l'abbiamo provato sul campo, abbiamo vinto delle sfide a Dubai e abbiamo continuato a vincerle dopo, mettendoci in discussione prima noi, facendo delle prove noi, affrontando queste sfide, poi proponendole agli altri, ma divertendoci. Alla base di tutto c'è sempre il mettersi in gioco, ma divertendosi. Anche solo il fatto di essere qua a fare una diretta così. Poi, se segui un po' le nostre dirette, noi ne combiniamo di cotte di crude. Anzi, oggi è andato tutto liscio. Ma perché c'era la Ori? Ero molto preoccupata perché ho detto: se quelli mi fanno fare la monella, dopo io sono monella monella, devo fare la brava, io sono una mamma. Anche perché i miei figli poi vogliono vederla. E comunque, come sempre, vedi, io pensavo di essere fuori da tutto perché ormai mi gasavo, no? Riuscivo a fare le dirette piuttosto che le live senza commuovermi e qua ci stavo cascando dentro di nuovo. Io so come Anche trattarti. perché, anche come dicevi giustamente tu, Orietta, noi arriviamo da una storia dove praticamente anche noi avevamo perso il nostro sponsor, quindi persone che fanno scelte differenti. E spesso la difficoltà di poterti rapportare agli altri che magari entrando in un team nuovo non conosci o sei un po' più timido, o magari hai quella domanda da fare, non ti esponi perché hai paura che le domande che fai ti possano sembrare stupide o magari non consone, quindi tante piccole cose che comunque abbiamo provato anche noi, ci siamo resi conto appunto che quella piccola mano, quella piccola spinta, dai, vai avanti, ce la fai lo stesso, va che sei grande, guarda che hai tante qualità dentro di te. Quella cosa ci è sembrata veramente importante, anche perché c'è stato qualcuno che ha fatto sì che anche noi capissimo il nostro valore. Quindi, magari in un gruppo un po' più piccolo, non quello del team pressure, che ormai sono tantissime centinaia di persone, quindi
in questo caso riesci magari a rapportarti nell'ambito più familiare, ecco, e quindi riuscire a dare fiducia magari prima alle persone e ad affidarti un pochino prima e fare i tuoi passi e riuscire a spiegare le ali, come si dice. Guarda, sono assolutamente d'accordissimo con te. Fra l'altro, ieri ero a Milano, stavo parlando con una persona del board, un appuntamento con lei, e mi ha detto una cosa bellissima proprio per quanto riguarda il discorso della disponibilità delle persone, no? Parlavo di Lucia, che fa parte del Big Family e del mio cuore, e mi dice, sì, ma la Lucia, ma è crossline, tutte queste cose che io mi rifiuto categoricamente di imparare, perché per me non guarda sotto e sopra a destra, ma chi se ne frega, è del team, non c'è problema. Questo è lo spirito che ci contraddistingue nei vari, insomma, io vengo contattata anche da networker di altre aziende per capire, sai, tante volte cercano, oh, dai, vieni con noi, io veramente rispetto chi sceglie di andare da un'altra parte, ci mancherebbe, il mondo è meraviglioso, questa persona può portare tanto valore, queste persone portano tanto valore anche in altre aziende, ma io non saprei veramente, io ho fatto, dopo che mi è stata chiesta la terza volta, e questa terza volta un networker, insomma, di quelli tosti, no? Di quelli che fai fatica a dirgli di no, perché ti fa vedere qua, ti fa vedere là, poi ma quelli che mi cominciano a dire, fai soldi da domani mattina? Va bene, lasciamo il tempo che trovano. Io di notte ho fatto un incubo perché avevo sognato che non c'era più il team pressure. Mi è mancato un pezzo di cuore. Come si fa? Io non ce la posso fare. Io senza ognuno di voi, anche le persone che sono andate, io mantengo rapporti perché fanno parte comunque della mia famiglia. Ed è bellissimo questo. Una famiglia spinge anche a lasciare il nido. Se questo non è il tuo posto, vai, vola. Fai la tua strada, ma sii te stessa. Noi veramente costruiamo i sogni e vogliamo che i sogni vengano realizzati. Non deve per forza essere il nostro sogno. Cioè quello di Mattia, che sogno è? Non dirmi la bionda perché... Sì, però media. Ecco. Perché lì trovo faccio fatica adesso. Perché... Sei anziano. vabbè, dai, facciamo una bella cosa quando... facciamo una bella pizza a casa mia e te la faccio buona io la media. quello si può dire, no? Sì, sì. Certo. Ragazzi, dovete provare. Fantastica, Marietta. Madonna. Poi, Orietta, Mattia è una persona che si continua a distruire, quindi non si fermerà mai alla terza media, andrà avanti. Sì, quindi faremo anche, non so, liceo superiori. Ho avuto l'impressione di una presenza, ha visto che ero in diretta, è scappato. Mi sa che c'era qualcuno che voleva, mamma, posso avere il gelato? Perché è l'orario. La merenda. Ma sapete perché lo vuole? Il gelato? Perché ho preparato... No, ho preparato quello col fuse. Vabbè. Se non glieli faccio buoni io i gelati col fuse, chi glieli fa? Verissimo, verissimo. È bello averti qui, Orietta. Grazie, ragazzi. Sai che quando vuoi, qualsiasi cosa hai bisogno, ma anche se vuoi intervenire in Big Family, è Big Family, è una famiglia grande, tutti possono intervenire, tutti possono fare quello che vogliono. Tanto Big Family non è altro che una costola del team pressure. Cerchiamo solo di portare il più in profondità possibile. Oh Gesù, hai parlato di costola, ho detto siamo la Eva del caso. Non lo so, cioè è un bel esempio. Cambia esempio. E per poter trasmettere in profondità e più in profondità quelli che sono i valori del team pressure. Quindi da non perderli per strada, anche perché sono veramente importanti. Guardate, quando si parla di valori... ho sempre un esempio di un qualcuno di voi. Io ad esempio sto seguendo una ragazza che vuole iscriversi, vuole sapere un po' di cose e mi dice, ma io ho vergogna, io sono timida. Le porto, io quando mi dicono così, porto sempre l'esempio di Silvia Amadori.
Io la Silvia l'ho conosciuta, è venuta qua a casa. Ecco, brava, brava, perché sennò non mi credono quando gli racconto queste cose. Allora, è venuta a casa mia, bellina lei, ma bellina, ma tu te la vedevi tutta minutina, piccolina. Aveva, oddio, sì, ce li ho, aspetta. Facciamo finta che i miei occhiali da vista siano occhiali da sole. No, perché ve la devo far vedere. Aveva sti occhialoni grandi, giganti, e faceva così. E se li toglieva, dico, scusa, ma hai le lenti sporche? No, no, poi mi vedono che ho gli occhiali. Che il sole... ma siamo in un giardino. Oddio, aveva timore degli occhiali da sole. Voleva mettersi le ciglia finte, ma dopo cosa mi dicono? Che cazzo mettile? Ops, ho detto una parola, scusate. Va bene lo stesso. Mettile. Adesso io a vederla trasformata nella Dea Venere, perché per me Silvia è bellissima, è riuscita a far vedere fuori la bellezza che ha dentro. Silvia è riuscita a farmi piangere con una confidenza che mi ha fatto sul fatto che lei non ha voluto mollare mai, perché diceva, se ce la fa l'Orietta con tutti i problemi che ha, con tutte le sfide che ha, chi sono io per fermarmi, per non riuscire a farlo? Cioè, avete presente? Io davvero posso dare esempi di ogni singola persona, dalla nascita di We Are Back, che è diventato il Team Pressure. Io c'ero, io sono sempre... Sto dietro le quinte, non perché mi imbarazzo, perché... Chi mi dice che sono timida non ci crede nessuno, perché guardate che faccia da tola che c'ho, si dice così a Bergamo, no? Che faccia di tola. Ma è perché io amo stare a vedere il successo di ognuno di voi. Cioè quando, cioè venerdì, venerdì, quella domenica che siamo andati a Verona, purtroppo voi non c'eravate, quando Luca e Laura sono saliti sul palco, a parte che io li ho ripresi, perché secondo me quei momenti lì c'era l'Antonella che piangeva, non riusciva a riprenderla, e ho pensato l'importanza dello stare sotto al palco per far godere poi a chi è salito veramente quella che è l'emozione. Io amo questa parte. Quando sono salita io sul palco che ho fatto il Perla, io ero in un imbarazzo, e non sono una timida, passa il cre, ce la possiamo fare, io non sono una timida, però questi riconoscimenti alla luce mi imbarazzano, e quindi... Però Rita, hai toccato tanti spunti importanti, tante cose importanti, anche il fatto di la maggior parte delle volte non ci rendiamo conto di quanto possiamo influire in maniera positiva sulla vita delle persone che abbiamo vicino. Sì, sì, sì. Quanto possiamo essere impattanti per gli altri. E quello che dicevi te, Ori, mi ha fatto sorridere, perché io, Vito, Alessandra e Mattia abbiamo una foto dove uno si faceva il selfie, quell'altro fotografava quello che faceva il selfie, il terzo fotografava quello che faceva il selfie, e l'ultimo ovviamente prendeva tutti quanti. Quindi capiamo benissimo quello che vuoi dire. È una catena, ma veramente. A me quando fuori dalla scuola una mamma qualche tempo fa, parecchio tempo fa, Alessandro era ancora elementare, ha già dato l'esame di terza media, mi ferma e mi dice, posso parlarle un secondo? E gli faccio, certo, mi dica, sai, mi dà del lei, io mi sento sempre in imbarazzo quando mi danno del lei, però dico, magari è una persona che ha bisogno di esternare rispetto. Io volevo ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me. E io, minchia, io non ti conosco neanche, come diavolo ti chiami? Cosa posso aver fatto mai che non so neanche come ti chiami? No, perché io ti ho seguito quando hai fatto, insomma, hai fatto il tuo intervento al comitato genitori, io ti seguo sempre sui social e tu stai facendo tantissimo per me. Ok. Facciamo amicizia, le ho detto, vuoi dirmi come ti chiami, perché tu sai tante cose di me, ma io non so chi sei tu. È una delle mie più care amiche. Io non sapevo nemmeno di averle cambiato la visione sul discorso che si possono fare tante cose a scuola. La famiglia non deve subire, attenzione. Assolutamente. Il professore deve essere rispettato, l'insegnante deve essere rispettato, ma vale anche il contrario. Che poi il genitore non deve fare professore, questa è un'altra cosa, perché
Però, insomma, qui, i miei interventi, a dire di queste persone, sono stati interventi importanti. Poi io so cosa vuol dire far fatica, molta fatica. Lo so bene perché 3 su 3 io, 3 su 3. Ce le ho tutte. Ditemi che cosa mi manca e ho le figurine complete, l'album. Comunque, Ori, hai toccato un altro argomento importantissimo, ecco perché noi nelle nostre live cerchiamo sempre di trasmettere, di condividerle, perché magari chi c'è dall'altra parte può essere che ha visto, ha colto qualcosa di importante per la propria vita, o magari qualcun altro no, però già condividendo comunque la live può arrivare a tantissime altre persone, ai suoi stessi amici, che invece hanno un'esigenza particolare e vedono in questa live, magari dalla tua testimonianza o da quello che hanno sentito da noi, qualcosa che gli può essere utile. Quindi tutto è basato sulla condivisione. Noi lo sappiamo, ci è stato trasmesso dal team e lo portiamo avanti con grandissimo successo. Quindi l'invito è anche questa volta di condividere la live di questa super donna energica, direi, che è partita prima di iniziare la live dicendo fatemi poche domande e invece poi in realtà avrebbe parlato per ore e noi qui ascoltarti, tra l'altro. Mi ricorda qualcosa questa cosa? Sì, sì, quando siete venuti a casa, che poi un'ora in casa, un'ora nel parcheggio, no, nella macchina. Cioè, ma non solo, è ripetitiva questa cosa, perché volte che andiamo in live anche tra di noi diciamo sempre: oh ragazzi, mi raccomando, un quarto d'ora e finiamo. E sì, ciao. Sì. Un quarto d'ora a testa quando va bene. La cosa strana non è tanto noi che continuiamo a parlare in live, è che comunque le persone ci continuano a seguire, che noi facciamo un quarto d'ora, 20, mezz'ora, un'ora, quindi vuol dire che insomma andiamo bene. Ma anche in questo momento c'è Alba collegata che ci ha detto bellissimi, Michela Costabile. Grazie Alba. Vi adoro tutti e mi date sempre una carica. E ha scritto ciao anche Michela. Mi adoro. Alba ha scritto superori anche lei, quindi abbiamo le persone che molto probabilmente noi stiamo bene, ma facciamo stare bene anche le persone che ci guardano. E questo, come dicevi tu, Orietta, è la cosa che poi alla fine ci fa più piacere, ci fa stare bene. Vedete, noi siamo qua perché siamo egoisti. Perché ci piace far star bene la gente, è inutile che diciamo perché siamo generosi, perché siamo... Non è vero, non è vero. Noi siamo diversamente generosi. E quindi... Ma sì, dai, fate quello che volete. Io sono una capocciona, no? Proprio bergamasca, in questo campo sono bergamasca. Non è vero, non è vero, hai detto una bugia. Sei berga femmina. Vabbè. Oggi eravamo ancora sterili. Eravamo ancora sani. L'abbiamo presa. No, vabbè, ma... Vito può. Vito. Fino adesso non riuscivo più, scusatemi. Guarda, ho lag. Sappiamo che è il momento di chiudere. Allora, io ci tengo soltanto a dire una piccola cosa, agganciandomi a quello che ha detto Veronica adesso, sull'importanza della condivisione. Durante una diretta che abbiamo fatto con Francesca nel Bruco e Farfalla, grazie ad una condivisione, una ragazzina, presumo, perché si chiama Farfallina, non dice il nome e cognome, mi ha scritto su Messenger e grazie a questa condivisione Farfallina è riuscita a trovare il modo di aiutare la sua mamma e il suo papà che avevano delle difficoltà importanti, quindi centro per aiutare la mamma e centro per aiutare il papà, siamo riusciti ad indirizzarla. Quindi condividere fa parte del nostro DNA da sempre, perché noi condividiamo quelle cose belle che ci succedono, condividiamo le cose brutte che ci succedono, è nella natura umana condividere. Quindi condividendo questa live potreste magari passare il favore ad una persona che vi sta a cuore, o anche a una persona che non ha la più pallida idea, come questa mia amica, adesso posso chiamarla così, dal quale io non sapevo nemmeno il nome. Quindi condividete e soprattutto seguite queste persone perché sono meravigliose. Contattatele, fate loro delle domande perché hanno delle risposte che vi possono dare e ve le danno sicuramente con tutto il cuore. Grazie veramente. Grazie Ori. Grazie, Ori. Grazie mille di essere stata qui con noi. Grazie a voi ragazzi. Per questo intervento salutiamo anche tutte le persone che ci hanno fatto compagnia, ci fa sempre piacere avere persone che ci fanno compagnia.
Diamo gli appuntamenti. Allora, vediamo venerdì. Esatto. Vai Ale. E faremo una live Instagram e poi ci ritroviamo alle 22, sempre di venerdì, per una live su Facebook. Quindi seguiteci, sarà bellissimo trovarvi e se avete delle domande ci trovate sui nostri, diciamo, sui nostri, sulle nostre pagine, sui nostri profili, ci trovate anche su Book Family Dubai, anche su YouTube, quindi fate delle domande, se volete avere delle risposte in diretta, ve le daremo e non siate timidi, perché la timidezza non paga. Vi daremo una mano comunque. Va bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie Ori. Ciao Orietta, grazie ancora. Ciao.